Buongiorno ai telespettatori. Di prima di tutto, benvenuti. Oggi è sabato 26 gennaio. Ricordiamo che domani si festeggia la giornata della memoria, l'Olocausto, e quindi sono una settimana veramente in cui si ricorda, già da una settimana appunto. Ci sono tantissimi appuntamenti relativi alla giornata della memoria. Anche a Teramo domani saranno ulteriori celebrazioni. Come sempre questa mattina leggeremo i titoli dei quotidiani in edicola oggi, mentre nella seconda parte la gradita ospite che torna con noi, la dottoressa Gianna Esposito, e si parlerà di depurazione. Quindi rimanete con noi, se avete domande fatele pure, perché avremo tanto da approfondire. Quindi andiamo immediatamente a leggere il titolo principale del Centro, il quotidiano dell'Abruzzo, che apre con la notizia dei disservizi al CUP della ASL. Saltano i computer, la ASL va in tilt, problemi in alcuni servizi degli ospedali teramani e centri di prenotazione chiusi. E poi sotto la testata Verso il Voto, l'intervista esclusiva a Berlusconi al Centro, torno in Abruzzo per rilanciare la politica. Eccolo qui, Silvio Berlusconi davanti a un immobile della New Town all'Aquila. E ancora Verso il Voto, per il sondaggio del Centro, e Legnini il candidato più autorevole. Ancora Marcozzi, Sara Marcozzi, il candidato governatore per il Movimento 5 Stelle, fondi dell'Unione Europea e acqua per l'agricoltura. E poi la fotonotizia: sbloccata la graduatoria, ecco dove saranno aperte in arrivo in provincia di Teramo 14 nuove farmacie. Nelle cronache, a Pineto, casa di riposo abusiva scoperta dai carabinieri; ad Atri, marito violento condannato a 2 anni e mezzo; e per il calcio di Serie C, Teramo a Gubbio aspettando i gol di Infantino, il neoacquisto del Teramo Calcio, che esordirà proprio oggi nella gara contro il Gubbio. Ancora Martinsicuro, rischio inquinamento dopo l'incendio della ditta Tommolini. Dopo il rogo dell'azienda, il sindaco ordina finestre chiuse entro 1 chilometro, ovviamente fino a quando non saranno resi noti i risultati delle analisi. Andiamo immediatamente ad approfondire i titoli principali. Sondaggio sui candidati: Legnini è il più autorevole, Sara Marcozzi è considerata la più popolare, Marsilio è staccato dai due interpellati, dai due, sono stati, scusate, Marsilio è staccato dai due interpellati oltre 800 abruzzesi, ma è ampio anche il gruppo che non si esprime. Il testa a testa tra l'esponente delle liste civiche e popolari e la pentastellata sulla domanda riservata all'onestà, ma il primo è in vantaggio per ciò che riguarda l'autonomia. Il Movimento 5 Stelle impersona il cambiamento, ma l'ex uomo di governo e del CSM vince la sfida sulla capacità di amministrare. Le domande sono state fatte il 17 gennaio scorso, e vediamo qui le domande relative al sondaggio: un amministratore migliore e competente, più vicino alla gente comune, più onesto, più capace di dare forza e autorevolezza all'Abruzzo, più capace di portare cambiamento, più indipendente e autonomo dei partiti. Lo schema, insomma, i risultati del sondaggio del Centro. Ancora il pianeta sanità, intersindacale medica, le 10 richieste per migliorare l'assistenza ai malati. E poi l'evento a Pescara: domani è il giorno dei radicali. Ancora andiamo avanti, altro titolo sulle regionali: intervista esclusiva a Silvio Berlusconi, ho nel cuore il mio Abruzzo. Berlusconi, dai ricordi dei giorni del sisma alle regionali, il candidato Marsilio e i 5 Stelle. Torno all'Aquila per far rinascere la regione e la politica, con le infrastrutture si creano posti di lavoro per i giovani. Boccio il decreto dignità. Mi candido alle europee anche per innalzare un muro contro l'impero cinese, creare un esercito unico e costruire un futuro di libertà per i nostri figli e i nostri nipoti. E quindi qui sono le domande rivolte a Silvio Berlusconi, che ha annunciato proprio durante la campagna elettorale regionale di candidarsi alle prossime elezioni europee previste per il 26 maggio prossimo del 2019. Le domande rivolte a Silvio Berlusconi riguardano ovviamente le europee, le elezioni in Abruzzo, occasione per tutti i partiti, e ovviamente anche la domanda sul centrodestra, che per queste prossime elezioni regionali è un laboratorio politico che vede di nuovo uniti Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e centristi moderati. E Berlusconi si dice convinto che il centrodestra rappresenti
la maggioranza naturale degli abruzzesi e degli italiani. Ancora andiamo a vedere l'altro titolo per le regionali, la leader di partito Meloni e Marsilio in visita a Bussi, subito la bonifica della discarica. Nella pausa pranzo il candidato alla presidenza della regione si mette a cuocere arrosticini, platea gremita al Porto Allegro di Montesilvano e oggi il tour in provincia di Teramo. Non sarà in città, ma l'agenda di oggi del leader di Fratelli d'Italia insieme al candidato governatore per la coalizione di centrodestra Marco Marsilio partirà da Castelli per una visita al liceo artistico del design e della ceramica Francesco Grue per poi andare a Cerchiara e quindi Roseto e Giulianova. La lettera, il papà di Noemi, non lasciateci soli, l'appello di Andrea Sciarretta ai candidati presidenti, risorse per la disabilità. Ancora andiamo avanti e leggiamo un altro titolo, il quarto titolo per le regionali, il programma pentastellato, Marcozzi, fondi Unione Europea e acqua per rilanciare l'agricoltura. La candidata presidente ad Avezzano con il sottosegretario Alessandra Pesce, determinante sarà la rimodulazione delle risorse finora sottoutilizzate e il tour dei 5 Stelle, oggi missione ad Atessa per incontrare i cittadini di Val di Sangro, quindi molto ambiente e agricoltura, anche un accenno alla birra abruzzese. E ancora Casa Pound, Salvini scarica immigrati da noi, l'attacco del candidato presidente Flaiani ieri a Chieti per presentare la lista. La lista teatina, eccola qui, la vediamo ritratta con il segretario di Stefano, il candidato Flaiani e la platea a Chieti presente alla presentazione. Ancora sui migranti lo scontro, bufera sia Watch, Salvini denuncia la nave della ONG olandese in mare, un miglio a largo di Siracusa, il pubblico ministero di Catania chiede lo sbarco dei minori, preoccupazione dall'Unione Europea, il titolo sul Nazionale. Ancora andiamo avanti a vedere quali sono i titoli che riguardano l'Abruzzo sugli enti locali, nuova emergenza, mancano anche i segretari, i comuni sono allo stremo, giovedì prossimo i sindaci andranno a protestare dal prefetto dell'Aquila Linardi e Giorgi Montereale, si trovi una via di uscita o l'Italia chiuderà per burocrazia. Abbiamo detto che è veramente un labirinto che rischia veramente di imbrigliare anche le situazioni più semplici. Ancora Arta, ecco lo stato di salute dell'ambiente, presentato il rapporto 2018, un dossier unico su biodiversità, parchi e rifiuti, lungo oltre 250 pagine. Ancora andiamo a leggere gli altri titoli che riguardano l'Abruzzo. Per quanto riguarda il centro, l'apertura di Teramo, disagi negli ospedali, blackout informatico, la ASL va in panne, si sono rotti 3 dischi rigidi, un caso rarissimo, tecnici a lavoro per ore, nel frattempo interi reparti fermi o rallentati. E ancora il direttore amministrativo di Giosia che dice non riusciamo a capire come possa essere accaduto, e qui il CUP vuoto per il blocco informatico e i tecnici a lavoro per riparare il guasto. Consumi gonfiati, finanza in ospedale, inchiesta sull'uso di materiali, militari acquisiscono documenti nell'unità di radiologia interventistica. Ancora in arrivo 14 nuove farmacie in provincia, la fotonotizia in prima pagina del centro, due apriranno a Teramo, la maggior parte però lungo la costa, l'assegnazione delle sedi sbloccata dopo diversi anni. E quindi vedremo come si dislocheranno le nuove farmacie. Poi al BIM e a Ruzzo, spartizione di potere, il comunicato stampa ieri dei capigruppo di maggioranza, i consiglieri Gattiani che hanno accusato il sindaco di isolamento. Ancora a San Nicolò inaugurata la biblioteca alla scuola materna Serroni, il presidente della provincia incontra poi la consulta degli studenti. Vandali nelle case inagibili dell'Ater a Colle Atterrato, Salini chiuderemo i portoni con catene e lucchetti, il consigliere Corona chiede un tavolo con la prefettura, e a Castellalto il sindaco regala agli studenti il diario di Anna Frank.
Ancora andiamo a leggere gli altri titoli. Prati riapre la cabinovia, ma forse non si potrà sciare. Abbiamo visto ieri il comunicato da parte della provincia che annunciava la riapertura, la seggio cabinovia in realtà soltanto pedonale, e il tapirulan che riaprirà lunedì, ma soltanto per una questione di condizioni meteo e della neve che non consentono la battitura delle piste, per cui in realtà il segnale positivo della ripartenza e dell'attività della stazione sciistica dei Prati di Tivo è stato dato, anche dopo ovviamente l'intervento dell'imprenditore Finori, l'imprenditore Ascolano, che ha deciso di intraprendere questa nuova avventura. E comunque, se la situazione dovesse migliorare, l'impianto sarà accessibile anche agli sciatori. Ancora il prefetto Graziella Patrizzi chiede maggiore vigilanza sugli edifici in disuso. E ancora andiamo a vedere gli altri titoli che riguardano Teramo e provincia. Sulla G+, passiamo alla sindacale, ancora in crisi, cassa integrazione straordinaria in vista. Giulianova, oggi assemblea e martedì incontro in provincia alla FILCTEM CGL, vogliamo conoscere il piano industriale. E ancora, per la convenzione del canile si farà una gara d'appalto per la gestione. Adesso sono ospiti 400 cani, la cui manutenzione ha un costo troppo elevato, per cui va rivisto il bando. Area di crisi, 2 milioni per le assunzioni, fondi stanziati dalla Regione, sono destinati all'inserimento di lavoratori a tempo indeterminato nelle imprese vibratiane. Negli ultimi anni in Vibrata sono state finanziate 70 domande per un investimento di oltre 7 milioni di euro. Ancora l'incendio, rischio inquinamento, Martinsicuro, ordinanza del sindaco sulle precauzioni da adottare, finestre chiuse nel raggio di un chilometro. E poi addio all'imprenditore Piccioni, il fondatore dell'artigian mobile di Colleranesco, è morto a 77 anni, oggi i funerali a Mociano. Guerra sull'imposta di soggiorno, gli operatori turistici si spaccano, giovedì c'è stata una riunione tra Roseto e Incoming, i balneatori e i 4 consiglieri di opposizione, esclusa l'associazione ARA. De Sanctis, non mi sorprende, faremo le nostre proposte al comune. Andiamo a leggere gli altri titoli, riguardano Pineto, scoperta casa di riposo abusiva, i carabinieri trovano in una villetta 11 anziani malati non autosufficienti. Denunciata la proprietaria, una 55enne del posto, tutti gli ospiti sono stati riaffidati ai propri familiari che nei prossimi giorni saranno sentiti dai militari, per capire come siano stati arrivati lì, siano arrivati in quel posto. Botte alla moglie, condanna a 2 anni e mezzo, Atri, l'uomo è stato ritenuto colpevole di maltrattamento in famiglia e lesioni personali aggravate. Andiamo avanti, l'apertura di Pescara, sanità, il caso ASL, apparecchio per i raggi X, comprato e dimenticato da 6 anni, lettera di un dirigente del distretto sanitario Pescara Nord, quel macchinario mai entrato in funzione. L'azienda replica, c'è una discussione con la ditta produttrice per un pezzo di ricambio danneggiato. E ancora i malati di SLA, assistenza a casa con i medici Mastrangelo e Zicchieri, scrivono al ministro Grillo, familiari e caregiver non hanno competenze. Andiamo ancora avanti, Pescara, piano sicurezza in centro, una task force di vigili per proteggere la movida, rafforzata quindi la presenza della polizia municipale nelle strade del divertimento. Truffe agli anziani, arrestati 2 giovani, fermati a letto manoppello. Uno si finge il nipote che non può ritirare il pacco, l'altro fattorino. Sono stati sborsati anche per 2.000 euro, uno schema del centro che dice per cosa si spacciano questi truffatori, operatori di enti socioassistenziali, antennisti, operatori di aziende che forniscono servizi pubblici essenziali, aziende che erogano servizi bancari e postali, mandatari dell'amministratore di condominio, amici di propri familiari o vicini fattorini, per cui stare sempre in allerta e non assolutamente non aprire. A Montesilvano, immigrazione in città, Salvini premia Maragno quasi 1,6 milioni per lo SPRAR, prima Montesilvano, prima in graduatoria per la realizzazione del nuovo progetto. L'accoglienza di 52 minorenni rifugiati, il sindaco, siamo stati lungimiranti. Ancora l'apertura dell'Aquila, call center, 300 persone a rischio, ex e care, sciopero contro i trasferimenti. A vuoto il tavolo ministeriale, alcune storie dei 43 dipendenti che potrebbero essere collocati altrove oppure licenziati. E qui c'è le tappe del call center inaugurato nel 2010 e il cui nuovo assetto è stato fatto soltanto 2 anni fa. Ancora tragedia da Vezzano, l'impiegata comunale che si accascia e muore, ma allora in casa sotto gli occhi del marito. Anarita Di Bastiano aveva 61 anni ed era un pilastro del settore ragioneria. Ancora andiamo a vedere l'apertura di Chieti, medici ingannati, l'imbroglio scoperto, si finge invalida e si
rialza della carrozzina, anziana di 85 anni a processo per truffa aggravata. Per 5 anni ha intascato 31.000 euro di pensione di accompagnamento. E vediamo appunto le foto della, dell'anziana che qui è accompagnata alla visita sulla sedia a rotelle, però poi nel parcheggio si alza e cammina ancora. Resta immobile dentro la sede dell'INPS, ma riesce a attraversare la strada da sola. Andiamo avanti e andiamo a leggere i titoli del Lavoro. Segnali positivi in Val di Sangro, la Sevel assunti 140 dipendenti precari. Ancora andiamo a vedere quali sono i titoli principali che riguardano lo sport per quanto riguarda il centro e arriviamo immediatamente in Serie C per vedere quali sono i titoli relativi alla gara di oggi. In campo alle 14.30 riscatto Teramo, Maurizi punta tutto sui gol di Infantino. Il bomber pronto al debutto nella trasferta di Gubbio, biancorossi a caccia di punti dopo due KO. consecutivi. E ancora l'attaccante dei Nerostellati ha segnato 6 gol negli ultimi 3 precedenti. Chieti all'Angelini contro la Bestia Nera Pendenza, il Nero Verde mi porta bene. Andiamo a vedere i titoli per quanto riguarda il basket di Serie A2, domani al Palamaggetti di Bonaventura, Roseto nel cuore, Sharks contro 100 dell'ex ala biancazzurra. Temo Scerro della curva nord intitolata a Fossataro e poi Raiola e il derby Trappola. Usiamo la testa domani, amatori Teate, il coach pescarese non si fida, Cohen, loro fortissimi. Andiamo a vedere il volley di Serie A2 domani alle ore 18, Sieco in Pavida contro Gioia del Colle a caccia del poker. E poi nessun altro titolo per quanto riguarda lo sport, qualche minuto di pubblicità e torniamo con la nostra rassegna stampa della città e del Messaggero. A tra poco. Eccoci qui, bentornati. Leggiamo immediatamente i titoli dell'Abruzzo, del Messaggero d'Abruzzo, che apre con la discarica di Bussi, bonifica più veloci, la Meloni in visita il sito, e accusa il ministro Costa, con te procedure rallentate. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, oggi in visita in Abruzzo. Ovviamente siamo in piena campagna elettorale per le regionali che tra due settimane vedranno il nuovo candidato governatore della nostra regione e quindi dopo i leader della Lega e del Movimento 5 Stelle è il turno di Giorgia Meloni e poi Berlusconi, insomma, che in qualche maniera ancora ha la sua presenza in Abruzzo e il suo legame con l'Abruzzo. Vediamo quindi l'intervista poi a Legnini, tanti big perché adesso gli altri ci temono, e poi gli stranieri con la disoccupazione, inchiesta dell'INPS sugli espatrii, licenziamenti concordati per prendere l'assegno poi via dall'Italia. Ancora appunto l'Abruzzo alle urne, la Meloni, Costa deve accelerare la bonifica, la leader di Fratelli d'Italia Bussi con Marsilio, non basta venire per fare passi. Il ministro ha promesso soldi, bene, ma ha l'obbligo di fare presto. Da quando è arrivato lui le procedure sono rallentate, adesso è il suo compito velocizzare la decontaminazione. Quindi attenzione all'ambiente in questa visita di Giorgia Meloni che oggi sarà poi a Roseto e quindi a Giulianova e anche a Castelli. L'Aquila, il giorno poi è di Berlusconi, visita a Lance e alle New Town. L'ex premier tornerà in Abruzzo poi il 2-3 febbraio da trascorrere a Pescara in vista delle elezioni. E poi c'è l'intervista a Giovanni Legnini, candidato per la coalizione di centrosinistra, la nostra avanzata ora preoccupa gli altri big. Noi andiamo avanti con un consenso che sta crescendo, mentre i nostri rivali a Roma litigano su tutto. L'apertura di Pescara, le tende dei disperati fra fango e rifiuti da anni senza soluzione, il problema degli edifici rimasti allo stato di scheletri di cemento. Il comune tenta l'ultima mediazione con i proprietari. E poi vediamo smog e veleni nei fiumi, le spine dell'ambiente, tra le ombre note anche molte luci nello studio dell'ARTA pubblicato ieri a Pescara. Migliorano l'inquinamento acustico ed emissioni elettromagnetiche e questo è il verdetto diciamo, del, del,
del rendiconto dell'ATA per quanto riguarda l'ambiente. Ancora andiamo a vedere gli altri titoli. Montesilvano accoglie i bimbi rifugiati, approvato dal Ministero il progetto dello SPRAR per minori in 52, saranno distribuiti anche a Erice e Picciano, comuni partner. Si riduce la necessità di spazi nell'immobile ex Artigian Luce. Andiamo a vedere l'apertura dell'Aquila. Holy System per i lavoratori, ancora nessuna certezza. Sit-in, sciopero in attesa di una schiarita. In realtà vogliono dismettere il sito di Monticchio. 36 impiegati possono salvare il posto solo trasferendosi nella capitale. Senza risultato ieri il vertice al MISE, nuova convocazione il 29 gennaio. Ancora Bertolaso, la soluzione è definitiva. Prescrizione e mancati ricorsi alla Corte di Cassazione. Il verdetto emesso nel processo d'appello è irrevocabile. Alcuni parenti delle vittime del terremoto ieri a Roma protesta durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Poi il delitto di Don Rocco, sparito il cuscino dell'accusa. Andiamo a vedere quali sono i titoli per quanto riguarda Vezzano. Sulmona, parto indolore, ospedale dimenticato. Lettera aperta all'ex deputato Massimo Verrecchia, il quale vara una clamorosa protesta. L'avevo detto in tempi non sospetti, tutto questo nonostante mille interventi e più l'anno nella Marsica e le assunzioni sono state già previste solo nel nosocomio del capoluogo. E ancora andiamo a vedere i titoli di Chieti. Nel vecchio ospedale dell'Annunziata, Santissima Annunziata, il cuore della sanità, la direzione aziendale dell'ASL ha approvato il progetto di fattibilità per la ristrutturazione in partnership con l'INAIL. Favole, non trova alcun fondamento amministrativo senza una specifica delibera approvata. Queste sono le parole di Mauro Febbo. Stranieri disoccupati, l'INPS rivuole i soldi. Siamo a conoscenza di casi di persone che sono tornate nel loro paese e che continuano a ricevere il nostro assegno. Sono 1.475 i residenti di altre nazionalità a Lanciano, 838 femmine, 637 maschi, più 41 unità rispetto al 2017. L'apertura di Teramo, case abbandonate, giro di vite della prefettura. Sono stati convocati gli amministratori comunali e dei proprietari di enti pubblici. L'obiettivo è scongiurare la proliferazione di reati connessi allo spaccio di stupefacenti. Gabriella Patrizia ha effettuato la ricognizione del patrimonio edilizio sul territorio. Le prescrizioni nell'azienda Tommolini, e poi umiliava la moglie davanti ai figli, stalker condannato, struttura per anziani abusiva, scattano i sigilli del NAS. Le eccellenze dell'accoglienza in città, TripAdvisor lo indica nella Top 20 nazionale, Primo d'Abruzzo e proprietario Andrea Tafà, un premio al grande lavoro e alla serietà. E poi per quanto riguarda lo sport, vediamo qui il mercato di Strae, Pescara in ritiro, Pilon già ieri ha portato la squadra a Coverciano, oggi rifinitura pre-gara, full immersion sul Livorno per evitare brutte sorprese domani allo stadio Picchi. E ancora Giro d'Italia, ritorna la Nippo Fantini, l'uomo di punta Marco Canola cerca la vittoria di tappa, con lui c'è Moreno Moser. E il Teramo a Gubbio è già gara salvezza, mister Maurizi, i conti si fanno in primavera e non adesso, però dobbiamo sbloccarci dentro Infantino. Polak parte dalla panchina assieme a Giorgi, ballottaggio, Zecca, Sparacello. È tutto anche per il Messaggero. Andiamo a vedere i titoli principali della città, che apre con la casa di riposo abusiva a Martinsicuro. Scoperta in una villetta si prendeva cura di 10 anziani senza alcuna autorizzazione, scattata la chiusura. E poi i prati di Tivo, seggio cabina via aperta, ma per adesso niente uscite. Teramo stasera il corteo pro migranti antirazzista. Teramo poi dalla prossima settimana previsti disagi al traffico, ponte da restringere. Guasto al CUP verso la soluzione, la ASL prevede di riattivare le prenotazioni entro oggi. E poi a Tortoreto condivisa e approvata la nuova tassa di soggiorno. Roseto, i vandali rubano un fiore raro nel borsacchio. Per quanto riguarda la Serie C, Teramo a Gubbio a caccia del blitz nella lotta salvezza. Andiamo ancora avanti e leggiamo i titoli che, per quanto riguarda la regione Abruzzo, pericolo trivelle anche per l'Abruzzo, le richieste sono 28 i titoli minerari o le istanze di titoli che riguardano l'Abruzzo. Il forum per le acque lancia l'allarme sugli effetti del
nel decreto legge semplificazioni sull'Adriatico e la terra ferma. L'incontro a Roma, caos Venezuela, Quagliariello chiede alla Farnesina sostegno per le famiglie abruzzesi. E ancora regionali, serve un nuovo sistema di protezione civile in Abruzzo, la richiesta di Pietro Quaresimale alla luce delle calamità che hanno colpito il territorio. Ancora a Teramo, carreggiata ridotta per Ponte San Gabriele. È giunta l'ora del necessario intervento di manutenzione, il Comune sollecita il progetto preliminare ANAS. Il precedente, dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, i rilievi hanno evidenziato la necessità di intervenire sul viadotto più ammalorato della città, per cui non si sfugge, ma meglio così, riduzione della carreggiata, ma questa è una foto di archivio, comunque sarà così. Ponte San Gabriele, finalmente però si parte con i lavori, è quello che veniva richiesto proprio per la sicurezza, tanto per la sicurezza degli automobilisti che passano proprio sul ponte e temono ogni volta qualche disastro. Sicurezza, al di là dei proclami, vandali e ladri impazzano tra le case degli sfollati del sisma, sciacalli ancora in azione a collaterrato basso. E poi stasera il corteo pro migranti in centro storico, i migranti parleranno tra antifascisti, antirazzisti, flaiani di Casa Pound, intanto replica a Giannella. Insomma, ovviamente siamo nel vivo della campagna elettorale. Ancora il rebus canile è su quanti ospiti può sostenere. Prima di varare il bando di gestione, il Comune deve fare i conti con l'autorizzazione in sospeso dalla ASL. Ancora sul blackout informatico, guasto al CUP della ASL, verso la soluzione entro questa mattina. E poi il prefetto invita a vigilare sui palazzi abbandonati. E vediamo gli altri titoli. Teramo a San Valentino come Verona. L'assessore agli eventi Filipponi sta organizzando un weekend lungo di iniziative che dovrebbe essere chiamato Teramo, insomma il Teramo sotto San Valentino, a cui verrà dedicato una serie di eventi, stavolta tutti per l'amore. E ancora, salvare Casa Salvoni ne aumenterebbe il valore. L'ex capo ufficio tecnico comunale Angeloni ricorda i lavori contestati a Palazzo Adamoli negli anni 90. E poi ancora vediamo gli altri titoli. Scuola materna, Teramo e Reggio a confronto. Stiamo parlando del progetto FACE, farsi comunità educanti, di cui il Comune di Teramo, l'Istituto Comprensivo Zippilli Lucidi, Teramo Children e Associazione Deposito dei Segni sono referenti territoriali. Ed si è conclusa ieri la 2 giorni di meeting per il miglioramento dei servizi collegati alla povertà educativa. Indirizzo innovativo al Pascal Comi Forti, esatto. E poi andiamo a vedere Futuro In, che confonde l'amministrazione con il potere, la coerenza con l'isolamento. Stiamo parlando del comunicato stampa inviato ieri dai capigruppo di maggioranza, come repliche consiglieri Gattiani sul BIM. Vediamo i prati di Tivoli, aprono gli impianti ma ancora non si scia. Abbiamo visto che sono stati completati gli interventi di manutenzione straordinaria, ma per sciare si dovrà attendere ancora. E presto il bando pluriennale che assegnerà la gestione agli imprenditori che vorranno giocarsi con noi questa scommessa. Ancora andiamo a vedere le tariffe della tassa di soggiorno e poi il restyling in corso per la stazione Giuliese, l'annuncio dell'ex sindaco Mastromauro, avremo uno scalo moderno. Casa di riposo abusiva nella villetta privata, il sindaco Verrocchio ha subito emesso un'ordinanza per la chiusura della struttura. La riserva violata, pronti a intervenire per pulire il borsacchio, il sindaco assicura l'interessamento del comune, ma i vandali tornano a colpire rubando anche un fiore raro. La cultura più là che Abruzzi, con Tibaldi nella mostra al museo Michetti, le opere con cui l'artista riflette sulla regione. Nuovo libro di Giuseppe Rosato, la satira se fa centro è il meglio della critica. Ancora per quanto riguarda lo sport, il Teramo cerca il blitz, salvezza Gubbio, gara delicata al Barbetti alle 14.30, il Diavolo deve ricucire i 4 punti di distacco rispetto agli Umbri. E per il basket, Sebrek, Canelo, doppio squillo di Teramo, il croato e l'italo-dominicano sono i rinforzi per il
del quintetto di Domizioli, aumentare le rotazioni del roster TASP Cecchieti Palantrani, gran momento per noi e poi per il beach volley atlete internazionali sulla spiaggia di Alba. L'evento, la tappa del World Tour One Star, sarà femminile ed è prevista la partecipazione di almeno 30 coppie provenienti da tutti i continenti, quindi una tappa del World Tour che si svolgerà a luglio alla Beach Arena dello stabilimento al Faro. E quindi è tutto anche per la città, mandiamo qualche minuto di pubblicità e prima di rientrare un servizio dal telegiornale di ieri, quindi a tra poco. Eccoci, bentornati, è arrivata Gianna Esposito. Di forza. Ti hai fatto prendere una gran paura, insomma, però insomma tutto a posto, i problemi risolti, godiamoci questo quarto d'ora. Cerchiamo di risolvere, di dare i messaggi più importanti. Come sempre la nostra dottoressa Gianna Esposito, alla quale comunque diamo il buongiorno e il benvenuto. Grazie. Ok, calmiamoci, anche a voi. Anche a voi. Andiamo Gianna. Questo capita, è questo. Lo stress della gola, si alza il cortisolo, quindi ecco, anche il fegato. Ecco qua, ci siamo, infatti abbiamo introdotto, no? Cominciare con una bella scarica di stress la mattina alle 7:30. La corsa. Mette un po', in sotto pressione tutto il fisico, il fegato in particolare. Certo, abbiamo annunciato, si parlava di depurazione, tu come sempre. L'ho chiamato il regista del nostro corpo. Perché? Spiegaci, perché lui è quello che comanda, che fa dentro, c'è una macchina che non possiamo neanche immaginare il grandissimo lavoro che svolge. Dentro ci stanno, non si sa, 10.000, la quantità di operai, queste cellule che devono scartare, metabolizzare, unire, vedere qual è il buono, qual è il cattivo. Quindi adesso ho voluto prendere questo argomento proprio perché usciamo un po', è vero che Natale è andato via, no? Però diciamo che ci siamo ancora . Le conseguenze di tutta questa situazione è, dice, mi sento stanco, dormo male, la pesantezza, la mattina o c'hai la diarrea o la stitichezza, perché si mangia troppo male. Ci sono due periodi dell'anno che sono critici. Quali sono? Sono il periodo di Natale e l'estate. Cioè in estate la gente pensa di dimagrire, ci sono poche quelle che dimagriscono, però la maggior parte quando arriva settembre si trova con qualche chiletto in più. È intossicato perché si mangia troppo, soprattutto si mangiano troppi zuccheri, dolci. Insomma, allora, d'inverno quindi, perché fa freddo? Insomma, ma fa freddo, no, si d'inverno sta più a casa. Non è per il freddo, io ti parlo del periodo, io ti sto parlando post feste. Post-feste, infatti si dice, non è che si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno esatto, a Natale. Quella settimana fai un casino. Però insomma, allora, quanto tempo ci vuole? Adesso parliamo della depurazione. Quando non ci sono patologie gravi, io parlo di quella persona che abitualmente sta bene. Quindi per depurare, per disintossicare, per riprendere un po' il ritmo fisiologico, per sentirsi meglio, le erbe ci possono aiutare. Armarsi tantissimo di buona volontà, perché comunque, ma soprattutto quello, ecco, diciamo che ci vuole un po' di sacrificio. Sì. E poi che cosa facciamo? Cominciamo uno schema dalla mattina. Intanto, se uno si vuole disintossicare, per 3 giorni potrebbe fare un'alimentazione cruda con frutta e verdura, oppure diciamo il passato di verdura e le verdure cotte. E quindi basta, verdura e frutta? Senza esagerare la sera con i zuccheri, per 3 giorni, accompagnato da un'ottima tisana. In questo caso ho voluto fare l'infuso per spiegarvi la differenza, come ho detto l'altra volta. Per esempio prendi la curcuma, che non ho parlato l'altra volta, perché la potente è la curcuma. La poi curcuma il tarassà, ci ha cambiato la vita, guarda, qui tutti. Cioè curcuma, cioè possiamo prendere un po' di curcuma, un po' di tarassa con radice, un po' di... metterli tutti insieme, cardomariano, okay. Puoi anche avere a casa una piccola erboristeria dove prendi diverse cose e ti fai la tua. Se sono radici, per esempio, se io prendo la curcuma, prendo lo zenzero, prendo il tarassaco, prendo il cardomariano, che è il potentissimo rigeneratore della cellula epatica perché contiene la silimarina, e la silimarina, tra l'altro, anche a livello farmacologico, e viene riconosciuta perché c'è un farmaco famosissimo che esiste da più di 50 anni, non posso dire il nome,
che nel caso lì andiamo sul livello farmacologico, la dose è molto più grossa, e la silimarina è potente rigeneratore della cellula epatica. Benissimo. Allora tu ti c'hai queste cose e prendi un ciuffetto di uno, una quantità, un cucchiaino di per uno a parti uguali, fai, siccome sono radici, devono bollire, metti l'acqua insieme all'acqua, metti queste sostanze, sì, le fai bollire per 10 minuti, lo coli, poi aspetti altri 10, coli e te la bevi, deve essere calda, perché il caldo aiuta al fegato. Difatti bisognerebbe prendere l'abitudine la mattina quando ci si sveglia a digiuno, tu non ti puoi vedere una cosa perché no, ti svegli dal caldo al calore, quindi, e per aiutare anche a livello intestinale a ripulire, andare il corpo, ti prendi una cosa calda, o un orzo, un tè, bancia, dopo magari ne parleremo. Dopo i pasti, una buona tisana calda, non bollente, perché il bollente si sa che fa male. Troppo freddo, troppo caldo, la stessa cosa. Tiepida. E la sera, quando si va a dormire, anche il dopo cena, quella cosa, perché aiuta, ottima la digestione, aiuta il fegato a fare il suo lavoro, e la cosa più banale che si possa dire è la bulle della nonna, la borsa dell'acqua calda. È messa a livello vicino al fegato, mentre stai a guardare la televisione rilassato, con una bella tisana, quella è la cosa migliore. Okay. Perché il fegato dobbiamo aiutare, lo voglio ripetere, il fegato la sua azione principale la svolge dalle 1 di notte alle 3 di notte. Quando c'è un risveglio alle 3 di notte, c'è un campanellino, ci sta dicendo mi stai facendo male. Certo. Ok. Quindi. La cistifella invece lavora dalle 11 all'1, quindi la cistifella è quella che parliamo porta, di fegato, se no già ci abbiamo fegato, poco la tempo. La cistifella va a che butta, certo, butta che la bile. Sì. Vabbè, infatti. Questo qua. Quindi, allora, però, diciamo, anche l'alimentazione ci aiuta tanto, perché ad esempio noi abbiamo il cardo, comunque, ecco, no? Il cardo mariano. Allora, poi bisogna anche sapere, sapere che dobbiamo consumare la frutta, le ortaggi di stagione, e in questo momento ne abbiamo tantissimi. Il cardo, sì. Il carciofo, perché anche il carciofo c'è la cinarina, certo, c'è il famoso liquore che si usa, il famoso perché aiuta la digestione, aiuta anche il fegato. E se uno non ha tempo, perché dice ma io non ho tempo di farmi la tisana, si prende, ci sono già belle e pronte anche delle bustine belle e pronte, oppure degli sciroppi dove ci sono la composizione fatta ad hoc per aiutare il fegato, che tu prendi una boccettina, un cucchiainetto nell'acqua sempre tiepida, mattina, dopo pranzo e dopo cena. Benissimo. E quello che aiuta al fegato, soprattutto all'alimentazione, non esagerare con gli zuccheri. Che cosa vuol dire? Nel senso, allora, in un regime di depurazione di 3 giorni, del quale stavi parlando prima. Ma abitualmente poi questo può essere usato. Per esempio, questa tisana te la puoi utilizzare, se non allora, quei 3 giorni uno fa disintossicazione, poi certo non ti metti a mangiare chissà che. Esatto. Bisogna sapere che preferire gli ortaggi e le verdure di stagione. Ci sono tutte quante quelle che le sto guardando, infatti, quindi mettere insieme, qui ci abbiamo lo zucchero. Tu lo puoi tenere, tutte quante e poi metterle tutte quante sì, insieme. Sì, però l'ideale sarebbe la curcuma, il tarassaco e il cardo mariano. Ok. E se hai un po' di aerofagia ci metti un po' di finocchio semi, perché non sono foglie, capito? Le foglie invece si fa l'infuso, queste sto parlando di radici, vanno messe insieme all'acqua, fatte bollire e poi... Andiamo avanti, parliamo di zuccheri. Gli zuccheri, l'eccesso di zuccheri, ma gli zuccheri, dice, ma io il dolce, non è solo il dolce, è l'eccesso di pasta, l'eccesso la mattina, per esempio, tu vedi, la mattina la gente prende il cappuccino, ci mette il dolcificante, ma si mangia un bel cornetto con la crema, questa è la cosa più esagerata, è la mattina. Allora, se noi dovremmo parlare dell'alimentazione mediterranea, perché non ce l'abbiamo, ma i nostri contadini non facevano la colazione dolce, quando tu andavi a trovare, si andava a trovare, perché adesso non si usa più, il famoso consolo, si dice consolo in italiano, consolo, quando andavi a trovare una persona che o che si era partorita, certo, o aveva un lutto, si andava a trovare a casa, consolo, e che cosa gli si portava? Gli si portava il caffè e lo zucchero, perché era una cosa inusuale, adesso non portiamo i fiori e portiamo i dolci, perché lo zucchero? Perché lo zucchero là non c'è, chi prendiamo il caffè? Qua noi dobbiamo riprendere la nostra alimentazione mediterranea, che diciamo una buona colazione, preferibilmente salata, se non vuoi ti fai dei muesli integrali, la frutta, uno spuntino
a metà mattina. Insomma, tutte queste cose che esatto. La sera diminuire la quota di carboidrati, diciamo, di quella proteica. Non esagerare con la frutta la sera, perché se alza la glicemia, si alza l'insulina e un eccesso di insulina produce il grasso addominale e il grasso epatico. Perché un frutto la sera, un frutto per esempio la sera quando vai a dormire, certo è meglio un frutto che non un dolce. Quando ti viene quella voglia, ma no, se no ti fai una bella tisana di carcadè che è ottima di sapore, e quindi, e questo per aiutare il fegato, ho detto. Quindi, in questo periodo, dopo festa, disintossichiamo, non disintossichiamo, perché la disintossicazione si parla a livello quando uno ha una malattia, ha preso delle cose, depuriamo il nostro fegato, diamogli un aiuto, mano, perché se il fegato funziona, si aiuta anche a dimagrire, certo. Perché se il fegato non funziona, si fa più difficoltà a dimagrire. Allora, noi ne avevamo già parlato, Gianna, a parte, diciamo, questa, diciamo, l'orecchino, non fa niente, lo sistemo dopo, la depurazione e quant'altro, però anche le ore di sonno si parlavano, cioè quanto è necessario dormire per avere un efficace lavoro del nostro fegato? Nell'attenzione totale. Nell'attenzione totale, si dorme poco. L'attenzione totale, diciamo che le ore dicono abitualmente 8 ore, ma c'è chi dorme 6 e sta bene. Quello è, diciamo, personale. Certo, sotto le 6 ore, 7 ore già siamo sul che non va bene. Non va bene. Ma soprattutto andare a dormire un po' prima, perché se giustamente tu mi vai a dormire alle 2 di notte, ma mangi a mezzanotte, quando arriva, cioè, è un casino. Disastrose. E purtroppo dice, ma io no, questo no. Dice, lo faccio una volta alla settimana. Una volta alla settimana diventano 4 volte al mese. 4 volte al mese, se le moltiplichi per un anno, diventano tante. Certo. Quindi, io dico, vogliamo andare a fare un po' più, diciamo, socializzare, eccetera, eccetera. Cerchiamo di mangiare un po' prima. Per esempio, io non lo voglio dire. Non si può dire. L'aperitivo, però, no. No, non è che l'aperitivo cenato è un disastro. Disastro. No, dipende. No, te lo dico, è un disastro a livello, diciamo, di salute, perché tu l'aperitivo cenato, a parte che non mangi quasi niente, ma bevi, e l'alcol per il fegato è la cosa peggiore. Dobbiamo essere ligi, no, bravi. No, non è, se dice dopo non si vive le cose, no, però se ognuno deve fare la propria scelta, del benessere suo, perché tu mi vai in palestra tutti i giorni, ti fai un'ora di palestra, magari stai attenta a mangiare, arriva e tu 2-3 volte alla settimana ti fai aperitivo cenato. No. No, vabbè, chiaro così. No, io so dire cose, preferisco andare a cena e scegliere quello che io voglio. Certo. Magari mia due dittina di vino, perché l'alcol, ripeto, l'alcol è il peggior nemico del fegato. Non solo, si parla di steatosi epatica, il grasso nel fegato, adesso anche i bambini, perché mangiano troppe schifezze, troppi grassi idrogenati nascosti in quelle merendine che per comodità le mamme li danno. Fate un bel pane con fettina di prosciutto, pomodoro. Uno yogurt, ma di buona qualità. Esatto, bisogna stare attenti, bisogna seguire tutto. Insomma, è bella la socialità, però insomma bisogna non esageriamo, perché dopo è inutile che tu dici, ma io mi sono ingrassata, eccetera, perché andare, capito? Si sommano. Bisogna essere un po' attenti, cercare equilibrati, di cenare prima, in modo che gli dai quelle 2 ore della digestione, e quando arriva l'ora della cistifelia, l'ora del fegato, tu ormai sei quello dal tempo per disintossicarti. È giusto. Quindi torniamo velocemente a dare qualche consiglio, un po', diciamo, anche per risparmiare del tempo. Abbiamo detto i decotti. Okay. Sì, allora ti ho detto dei decotti, ti ho parlato della radice, quindi ti ho parlato delle tisane, perché il caldo aiuta. Certo. E sì, adesso per esempio in inverno è gradevole, no? E poi ci sono gli infusi che noi potremmo prendere, anche il cardamariano, le foglie, ma il carciofo, per esempio il carciofo, le foglie di carciofo non le devi far bollire, quello è il melograno. Infatti, quindi anche... Il melograno ha un alto contenuto in vitamina C, perché anche per aiutare il fegato noi dovremmo prendere della vitamina C, non solo ci aiuta nel periodo invernale la vitamina C per, diciamo... per il raffreddamento, difese immunitarie, il melograno, quello ti prendi una tazzina di caffè diluita in un bicchierone d'acqua, volendo anche tiepido, la mattina, ed è eccezionale. C'è gente che abitualmente usa acqua e limone,
Sì. Caldo, va benissimo pure. Va bene, vediamo che leggiamo un messaggio che è arrivato, abbiamo qualche minuto. Vediamo, allora, mangio soltanto o quasi carboidrati, peraltro la sera tardi, dopo un aperitivo alcolico. Ma, insomma, ma... Scusa, solito... niente frutta e non conosco cosa sia una tisana a 61 anni. Quello dipende. Vuol dire che sta bene, che ne so io, ecco. È Satana. No, sai che c'è, no. Cioè, questo dice, mangio soltanto quasi carboidrati, peraltro sera tardi dopo un aperitivo alcolico, ecco. Va bene. Ok, 61 anni, oggi 61 anni non vuol dire essere, diciamo, vecchio, perché prima No, anzi, a 61 anni, tutto, cosa, tu, ci sta gente che magari è molto più attiva a 60 anni che non a 40, Quello, allora, qua possiamo parlare anche del fatto genetico, perché c'è una predisposizione genetica, ma io dico che nell'alimentazione, io guardiamo, non è, lei potrebbe essere un caso particolare, io faccio un esempio delle scolaresche, quando tu esci la mattina, la mattina a luna, e guardi le scolaresche, i ragazzi di oggi, l'80% sono obesi. Prendi una fotografia della scolaresca degli anni di quel signore lì, perché... degli anni 50-60, sono tutti magri. Probabilmente questa persona, io non lo conosco, può darsi pure, non credo che una persona che abitualmente faccia così, che sicuramente non sarà obeso, perché bisogna vedere, cioè perché uno ha 60 anni, ma gli auguro il meglio, fattore genetico. È... O se no anche, è come quando diciamo... uno comincia a fare qualcosa di nuovo dopo che ha abituato il proprio fisico a fare sempre le stesse cose. Non è detto che sia proprio per forza qualcosa di positivo, anche a livello di attività fisica. Cioè nel senso L'attività fisica non bisogna esagerare. Esatto, infatti, anche quello, no? Io cioè, una cosa normale. Il mio professore, bellissimo, lo perché voglio nominare, anche lo ricordano tutti a Teramo, il professor Pecorale, Pecorale, io sono stata una sua allieva, e Pecorale diceva, no, guarda, l'ideale è 3 volte la settimana, 40-45 minuti. E basta. Quello è. E poi dopo, è la bocca che deve stare. Se uno deve fare agonismo è un'altra cosa, però per mantenersi, diciamo, in salute è meglio poi la mattina, perché tu la mattina dai l'input al corpo, gli dai il messaggio, perché la sera, se tu fai attività fisica, la sera purtroppo dopo le 8, oppure dopo le 7, a quel punto si alzano tutti gli ormoni dello stress, cortisolo, eccetera, eccetera, adrenalina, eccetera, e poi dici, ma io arrivo a casa e non riesco a dormire. Allora è meglio perché, un bicchiere di vino a quel punto. Un bicchiere di vino rosso, ecco, i contadini, senza esagerare, però senza esagerare. Senza quando esagerare. Siamo, bicchiere di vino rosso è meglio vino bianco, Certo, perché assolutamente sì. La birra? Un po' di birra? La birra, mi dispiace, no. No. E anche le donne che allattano, per esempio, io consiglio sempre, donne che allattano, non è la birra che fa venire il latte, è il vino rosso, quello del il vino appena fatto, quello che macchia il bicchiere. Il vino novello, infatti. Due dita di vino novello, dicevano vino rosso fa buon sangue, due dita di vino novello, di quello che macchia cosa, due dita aiutano di vino rosso. Meglio della birra, perché la birra non è detto, la birra ti può solo gonfiare, poi dopo ci sono intolleranze alimentari, perché la birra... contiene lieviti. Esatto. E poi per i maschietti non è che fa tanto bene la birra, perché è luppolo, E il luppolo è un estrogenico. Ah, ecco. Quindi ci siamo detti tutto... Hai lanciato un messaggio. Ci siamo detti tutto. La diretta è ottima, però certo, se tu ti fai però la diretta tutti però reintegra i sali minerali. Capito? Bene, noi abbiamo un tassativo, Gianna. Al signore poi se mi vuole, lo vorrei... Gli prepariamo qualche tisana? Ma quello, se lui lo vuole, ma abitualmente magari lui non ha preso mai una tisana, non sa che cos'è una tisana. Tisana, no? Tisana Express. C'è tanta gente, io conosco tanta gente dove lavoro, su in montagna, stanno meglio più le persone di un certo periodo, per esempio c'è gente di 96 anni, benissimo, portati bene, magari quelli di 50 stanno male. E che c'è la genetica, quello che si sono presi allora, capito? Purtroppo adesso l'inquinamento, le cose... La carenza di anche vitamina lo stress, D, anche lo stress. La carenza di vitamina D, vabbè. Ok, quindi la mattina, allora, tisane calde, acqua
alimenti tiepidi, allora, poi tiepidi, altro, caldi, sì, velocissimamente. Aiutano il caldo, il aiuta caldo? Il fegato, okay. Il caldo aiuta la depurazione, soprattutto la mattina aiuta ad andare al bagno. C'è gente che, certo, diciamo, ha problemi di quello, possiamo parlare altro. Che. Due ore da prima poi, di mettersi a letto. Un'altra cosa volevo dire, è un'ottima abitudine iniziare con l'insalata. Perché ammortizza l'assorbimento. Ti aiuta anche perché l'insalata, diciamo, ti aiuta anche alla sazietà, perché, certo, tu incominci a mangiare con le fibre. E finire con la verdura cotta. Ok. Cotta, la verdura di stagione, adesso in mezzo, se tu vai, in mezzo ti fai, se a pranzo ti puoi fare un cereale, ecco, non prendere sempre la pasta tutta la settimana, certo. Ci sono i legumi, quindi ci sono le fagioli, lenticchie, ceci, puoi alternare un giorno, okay, i minestroni, poi ci sta il farro, ci sta l'orzo, ci sta il miglio, ci sta la quinoa, e la pasta due volte alla settimana. Pasta che sia della nostra zona, certo, pasta del grano italiano. Assolutamente sì. Perché e la sera il le grano, con le meno paste che costano poco, signori, lo questi vengono da delle situazioni, cioè sono pieni di glifosfato, che ecco, sappiamo come veleno, è, veleno. Se ne parla tanto. Dobbiamo stare attentissimi a quello che scegliamo da comprare e a quello che mettiamo. Sì, quindi sì. Grazie Gianna, purtroppo. Purtroppo il tempo è questo, però noi ci rivedremo, però sicuramente abbiamo detto l'essenziale, abbiamo detto l'essenziale, è quello che è più che importante, poi... non fa niente, inconvenienti che succedono, anche il bello della diretta è questo. Se uno ha fretta si prende lo diluisce, ci sono anche le pasticchette quando andiamo sull'integratore incompreso. Ok, cioè, insomma, parlo però di situazioni non ci sono scuse. Parlo di situazioni non patologiche, perché quando è sì, patologico sì, è andata dal medico. Esatto, beh certo, stiamo parlando, sì, di persone questo che è un dopo stanno bene, ecco. Per far sì, perché se il fegato è intossicato, no, funziona male tutto il resto. Devi aiutare, fai difficoltà anche a scendere di peso, che adesso a marzo tutti quanti cominciano a dire sono ingrassata, ecco, fegato, fegato. Quindi, aggiustiamo il nostro al fegato. Al nostro regista. Al nostro regista, grazie, grazie mille a Gianna Esposito, grazie, ci rivedremo presto Gianna con un nuovo argomento. E, buona giornata a te. Grazie a te. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. Noi salutiamo i telespettatori, vi diamo appuntamento come sempre alle 14 con la prima edizione del nostro Primo Piano, quindi notizie per voi fresche di giornata, freschissime, tutto, ma è così. Arrivederci, a più tardi. Ciao Gianna. Ciao.